Oh, sapete come spingere la nuova song di Fall Guys? Altro che discoteca! E bella a tutti ragazzi e bentornati dalla vostra Croatomist. Oggi siamo qui su Fall Guys, ragazzi, su Fall Guys. E finalmente ragazzi, dopo tanto tempo è arrivato quel giorno dove hanno messo Fall Guys accessibile a tutti, perché da oggi sarà gratis ragazzi, finalmente. Un gioco del genere doveva essere gratis già da un po' di tempo, e sapete il mio amore verso Fall Guys quanto sia così tanto elevato, perché comunque ci ho giocato per 2 anni, quindi vedere ora il gioco free to play accessibile a tutti mi rende molto felice, perché questo vuol dire che il gioco sarà ancora più popolato di prima, quindi tanta roba. Quindi ragazzi, oggi andiamo a vedere tutti i vari cambiamenti che hanno apportato con Fall Guys, perché c'è stata una patch, hanno fatto ovviamente una nuova season. Presumo che ci sono cambiamenti, nuove mappe, modifiche a vecchie mappe, insomma un sacco di cose. Quindi andiamo a vedere insieme cosa hanno combinato. Ovviamente ragazzi, prima di iniziare con il video vi ricordo da subito di lasciare un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, e vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni dalle ore 17 in poi sul mio canale Iola, quindi venitemi a salutare in live, link del mio canale in descrizione. Ma ora andiamo a vedere cosa hanno fatto a Fall Guys. Allora ragazzi, per chi ha comprato il gioco come me, ovviamente riceverete dei, diciamo, delle ricompense, quindi delle skin e dei pacchetti, e questa dovrebbe essere la prima, quindi ricompensa del pacchetto Legacy. Come vedete è appunto un costume ed è bellissimo, dovrebbe essere appunto una ricompensa per chi ha acquistato il gioco. Anche lui, qua abbiamo anche Ezio Greggio del sotto con i mutandonis, tutti quanti caccati di cacca. Vediamo un po' cosa ci arriva poi. Nano risoluto, mi ricorda Giorgia. Figo! Hai capito il nano come spigne? Ok, Ezio. Ah, Ezio editore! È vero, perché giustamente Ezio è stata una collaborazione che ha fatto con Epic e Fortnite, quindi ora è anche qua. Oh, allora ragazzi, ecco il primo cambiamento che hanno fatto. Tutte le corone che avevate fino a qualche giorno fa, adesso ovviamente le corone non le avrete più, ne avevo appunto 70. Ho cercato appunto negli ultimi giorni di acquistare tutto il possibile per sprecare appunto le corone e comprare degli outfit. Mi sono rimaste 70 corone, e 70 corone sono state convertite in 210.000 kudos, quindi tanta roba. Dovrebbe essere appunto una corona equivalente a 3.000 kudos, quindi andiamo a fare questa conversione. Intaschiamoci i nostri kudos, che sono succulenti. Ok, questo quindi è il primo cambiamento. Andiamo a prendere i nostri kudos, e ovviamente ci sta anche il pass stagionale, quindi andiamo a riceverlo e let's go, che ovviamente andiamo a sbloccare, perché questa cosa dovrebbe essere una feature inclusa per quanto riguarda appunto Fall Guys, la nuova season, e per chi aveva ovviamente acquistato il gioco prima che diventasse gratis. Bene ragazzi, quindi abbiamo anche il pass battaglia gratis, perché appunto come ho detto io avevo comprato il gioco, quindi chiunque ha comprato il gioco ha ricevuto appunto delle skin Legacy come ringraziamento, e il pass della season 1 gratuito. Dovrebbero aver aggiunto i showback, che tecnicamente sono come la moneta tipo di Fortnite, quindi i V-Bucks. Di conseguenza forse si possono appunto acquistare questi showbucks. Vedete appunto ci sta lo shop, che sembra quasi un po' come quello di Fortnite più o meno, e praticamente le skin costano appunto showbucks. Quindi tocca capire un attimino i kudos a cosa effettivamente serviranno, e presumo che, ok, quindi ci sta uno shop per i kudos e uno shop per i showbucks. Inoltre ragazzi, per quanto riguarda gli showbucks, teoricamente dovrebbe raggiungere la funzione di supportare un creator, come proprio su Fortnite, quindi nello stesso identico modo. Ancora vedo che non c'è la possibilità di inserire il codice creatore, ma penso che sia una funzione che andranno ad aggiungere a breve, perché l'avevano già annunciato. Quindi quando metteranno la possibilità di supportare un creator, se volete supportarmi sappiate che il mio codice creatore è Croatomis. Potete fare una story su Instagram, taggarmi, così che posso ripostarvi e ringraziarvi. Bene ragazzi, buttiamoci in partita e vediamo cosa è cambiato ragazzi. Vediamo se hanno effettivamente aggiunto nuove mappe. Ok, quindi ti danno anche adesso delle medaglie. Come giocare? Primo posto, prendi la medaglia oro, argento top 20% e bronzo top 50%. Quindi mi sa che hanno messo appunto anche questa nuova cosa delle medaglie, che prima non c'era effettivamente. Quindi andiamo a vedere un po' cosa riusciamo a combinare ragazzi. Questa mappa c'è sempre stata, quindi teoricamente non sembra esserci nulla di diverso. Ma quanto sono figa ragazzi, sono l'unica con questa skin. E vedete tutti questi fagiolini tipo azzurri blu, sti piselli nudi? Cioè mi dissocio dai piselli nudi, intendo sti fagiolini blu. È perché sono tipo i nuovi, diciamo, arrivati che stanno giocando a Fall Guys da quando è diventato gratis. Stiamo andando spediti come delle bestie. Ok, sono viva, I am alive. Martino non cade mai. È la regola del più forte, è la legge. Eres de leges. Non arriverò prima, ma arriverò probabilmente terza, se tutto va bene, secondo i miei calcoli, piani pluricellulari, economici, aziendali del deserto del... Quello è caduto come un pirla. E il biscottino va primo, ragazzi. Il biscottino va primo, ma noi comunque arriviamo tecnicamente. Ah, l'ho fregato, eh. E sai che ti faccio pure una bella emote. E si va.
Secondo posto così, ragazzi. Iniziamo subito alla grande e a bombazza. Io mi ricordo ancora che quando lo streamavo tutti i giorni sul mio canale Viola, facevo letteralmente dalle 15 alle 20 win giornaliere. Ok, ragazzi, secondo livello, questo qua già c'era, quindi non vedo nessun cambiamento. Io credo che comunque ci siano delle mappe nuove, perché l'altro giorno, quando stavo guardando su Twitter, perché io sono anche su Twitter, ragazzi, stavo seguendo il profilo principale di Fall Guys, dove avevano fatto vedere tipo delle mappe nuove, delle finali nuove, tipo l'Hexagon, tipo che rotola, robe veramente pazzesche. E vorrei capire se effettivamente hanno messo delle nuove mappe. Ma secondo me, essendo nuova season, non possono, secondo me, non aver messo almeno una o due mappe nuove, ragazzi. Dai, non credo siano così. Vabbè, fammi entrare nel buco di tu zia, che te devo dire. Comunque, andiamo a qualificarci, dovremmo arrivare dodicesimi. Wada! Ok, ragazzi, terzo livello. Let's go! Non mi dovete spingere! Levatevi. Qua c'è il boss. Qua c'è il boss che cammina. Allora, sentite, sono una bellissima reginetta con una coroncina straca kawaii in testa. Levatevi, che vi devo far capire qua chi comanda, per favore. Minchia, madonna! Salta! Niente, non salta. Il mio personaggio ha palesemente problematiche di erezione. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Guarda che pulita che sono. Che pulita. Anche perché mi sono appena fatta la doccia prima di registrare, quindi sono pulita per forza. Cioè, vuoi o non vuoi, è un must. E ci qualifichiamo, signori. Secondi. Secondo posto, raga. Raga, festa rimbalza. Mappa nuova. No, raga, cosa bisogna fare? Rimbalza tra i cerchi per segnare punti. No, raga, tocca entrare nei buchi. No, tocca entrare negli ani. No, no, si scherza. Che senso tocca entrare nei buchi? Ma è di squadra o è singolare questa cosa? No, raga, sono un attimo confusa. Raga, è difficilissimo, ragazzi. Oddio, forse non troppo in realtà. Vanno a rimbalzare. Fra, ma tutto a posto. No, raga, non mi piace questo livello. Tocca entrare nei buchi. So che a voi piace entrare nei buchi, però fino a una certa. Dai, si va, raga, ma è strano come livello. Allora, è bello, molto bellino come livello, però un po' complesso, nel senso che quantomeno tutti possono prendere il tuo stesso cerchio. Perché se no, se tipo io prendevo il cerchio e spariva gli altri, veramente, raga, da parto sto livello. Carino però, oh, ci stava. Daccela finale nuova. Daccela adesso, per favore. Dovrebbe esserci per forza una finale nuova. Dai, non può non esserci, su via. Sfera bollente, finale. Evita il terreno che crolla e lancia le sfere bollenti contro i tuoi avversari e vince la corona. Ah, così devo fare. Quindi ci eliminiamo con le palline. Ok. Quindi c'è l'obiettivo, è far rimbalzare le persone fuori, praticamente. Oddio, raga, un po' strana come finale, devo essere sincera. Ok. Vedete, sì. No! No! Raga, ma non si capisce nulla! Ma non si capisce niente! Cioè, quindi il terreno cade dopo un po' per forza. Raga, ma è lunghissima come finale. Ma wow, ma cosa ho appena visto? Cioè, bello, che carino, per carità di Dio. Ma non ci ho capito nulla. Quindi le bombe non è che fanno danno. Cioè, fanno l'effetto del bouncy. Cioè, ti spingono via. Ok, ora, oh, buona a sapersi. Sarà per la prossima volta. Vabbè, facciamo un'altra partita. E che cavolo. Raga, ma questo è un livello nuovo. Aggira gli ostacoli in questa pericolosa pista e raggiungi il traguardo. Ma no, raga, ma hanno messo un sacco di mappe nuove. Ma è lunghissima sta pista. Ma manco mia califa mi ha visto una pista così lunga. Ma sei scherzo? Giustamente sono l'unica che deve essere in settima fila. Vai, spingimi martello. Let's go, baby. Rotoladina di qua, saltellata di qua, scivoladina whipde. No, beh, raga, ma sti livelli sono bellissimi. Ma di che stiamo parlando? Ma sono troppo belli sti livelli con tipo il boost della velocità. No, beh, raga, hanno fatto veramente un capolavoro. Cioè, non solo la cosa di Fall Guys gratis, tutti i premi, le cose, pure le mappe nuove, delle mappe bellissime, raga. Veramente troppo, troppo ganza sta roba. Ok, questo, ragazzi, è il classico livello che devi acchiappare le palline. Ce l'ho dietro, raga. Ottimo. Questa cosa è... stavo dicendo, questo è un bel vantaggio. Sono a zero! Ma che mi sta succedendo oggi che faccio cagare? Ma ce la vuoi fare, Marti? Martina, tu sei una guerriera. Martina, tu sei una fottuta guerriera. E vedi che nessuno ci può fermare. Allora, ho avuto un po' di difficoltà all'inizio, devo essere sincera. Ma perché comunque, fidatevi, raga, sono tutti quanti veramente infuriati comunque. Raga, ma un'altra mappa nuova, il rotatore. Evita gli ostacoli e cerca di non cadere nella melma. No, raga, è tipo lo slime climb. No, oh mio Dio. Allora, io lo slime climb è stato il mio livello preferito in assoluto per i primi due anni. Ora che c'è la nuova season, ovviamente ci sono altri livelli che preferisco. C'è pure il ventilatore. No, raga, questo qua. Oh, mi si, moriranno tutti. E io sarò una di quelle. Ok, vai. Ok.
Ne sono morti già un fracco? Ma sono morti tutti! Ma perché effettivamente è strano. Allora, sembra difficilissimo. In realtà non è troppo complesso, almeno da quel che ho visto. Basta che comunque segui la scia, no? L'importante è che non ti blocchi con gli altri, perché sennò ciao e cava santa. Ok ragazzi, questo è il livello prima della finale. Allora, mortacci tua, veramente. Allora, sinistra non è, ragazzi. Cioè, destra non è. Quindi o sinistra o dritto. Ora, qua potrei... No, raga. Vabbè, oggi sono veramente sfigata. Basta! No! Non ci credo! Ma non è vero! Ma non è vero mai nella vita. Basta, raga. Ne sono rotta. Va bene così. Oggi sono veramente snores. Ecco qual è la verità. I am stronzation. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Purtroppo abbiamo avuto tra sfiga, gente che ci spinge, più che più ne ha più ne metta. Purtroppo non abbiamo fatto la win, ma quantomeno vi ho fatto vedere appunto le nuove mappe, anzi alcune delle nuove mappe, perché penso che ce ne siano ancora tante altre. Vi ho fatto vedere anche un po' il pass battaglia, ma soprattutto vi ho spiegato che appunto il gioco è gratis e che chi aveva acquistato il gioco prima che diventasse gratis otterrà appunto dei premi e delle ricompense ogni volta, come quelle che ho ricevuto oggi io. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Dalla vostra Croatia, è tutto, bella a tutti ragazzi.